Colorificio Cavese è dal 1988 il tuo riferimento per le piccole e grandi manutenzioni. Lo trovi a Cava dei Tirreni in via 25 luglio 87. C'è molta attesa da parte dell'utenza cavese non soltanto per la riapertura della piscina comunale. Un importante passo in avanti è proprio in questi giorni l'aggiudica della gara d'appalto per i lavori. Sì, dopo tutte le vicissitudini che tutti quanti conosciamo dal 2004 con una gestione, come dire, finita male della piscina comunale e dopo anche, come dire, anche un abbandono di quella che era la struttura, siamo riusciti finalmente ad avere un finanziamento, anche a fare il progetto e anche a indire la gara. Da qualche giorno i lavori sono stati consegnati all'impresa e da capitolato l'impresa ha circa un anno di tempo per terminarla, però confidiamo nella buona volontà, quindi nell'impegno della stessa affinché questo possa essere realizzato entro fine anno. Si tratta di un intervento molto importante con una base d'asta di circa 1,3 milioni, con il ribasso siamo arrivati poco meno di 1 milione di euro, che prevede quindi il rifacimento degli impianti, ma anche degli impianti, quindi delle due vasche, delle due piscine, ma anche della facciata esterna, quindi per dare anche decoro a quello che è un importante impianto per la nostra città. Cercheremo quindi di fare, durante quindi questa fase dei lavori, cercheremo di individuare il soggetto quindi con alta professionalità, quindi che potrà gestire questo impianto importante. Le novità importanti sono che i lavori inizieranno a breve. Già da tempo abbiamo saputo che abbiamo avuto la possibilità di accedere al finanziamento grazie al PNRR. Abbiamo subito candidato la piscina comunale perché riteniamo che i cittadini cavesi abbiano il diritto di avere la restituzione di questo bene così importante, non solo per lo sport ma anche proprio per creare aggregazione tra giovani, meno giovani, persone con disabilità, e quindi faremo tutto il possibile per far sì che i lavori procedano celermente e quindi per poterne usufruire quanto prima.